Per partecipare a questo concorso basta semplicemente pagare l'abbonamento alla televisione per il 1956. Quindi mettetevi in regola con l'abbonamento del 1956 e a partire dal 7 gennaio concorrerete all'estrazione settimanale di un'automobile Alfa Romeo Giulietta. E allora, signore e signori, siamo giunti al momento che voi tutti certamente attendete con grande ansia. Soprattutto sappiamo che c'è grande ansietà in un paese, a Carpi, dove avevamo letto sui giornali di oggi addirittura gli impresari teatrali che questa sera dovevano presentare l'opera Madama Butterfly, che doveva andare in onda alle 9, l'avevano rimandata niente meno che alle 10, perché tanto sapevano che il teatro sarebbe rimasto vuoto. Ci dicono che in questo momento a Carpi sono tutti nei bar, nei ristoranti e sono tutti in attesa di vedere il loro eroe, il professor Degoli. Dunque, professore, lei si presenta come al solito con la sua... si presenta con la sua ormai tradizionale calma e io non so se sia il caso di chiederle ancora come vanno le cose laggiù a Carpi, perché credo che tutti già hanno letto sui giornali quello che sta succedendo al professor Degoli. Gli hanno addirittura fotografato anche il gatto, ci ha detto la scorsa settimana. Sì, veramente, ho letto anch'io sui giornali che cosa dovevo fare, perché ho visto che sanno prima di me se devo raddoppiare o lasciare. E mi sono informato che, siccome il regolamento mi permette di ritirarmi... Sì. Allora, signor Degoli, lei questa sera che cosa vuol fare? Lei in questo momento, come sa, ha in tasca quella somma che ha vinto la scorsa settimana, e cioè 1.240.000 lire. Questa sera il signor Degoli dovrebbe tentare per la domanda da 2.560.000. Naturalmente, se lei sbaglia la risposta da 2.560.000 lire, ha diritto anche lei a una Fiat 600. Quell'altra ce l'ha già portata via il signor Tomaselli. Mi raccomando, però non voglio la scena, ero di salire sulla Fiat 600. Ah, sì. Vado via subito. Sì, perché forse lei ha paura di non riuscire a entrare, eh? No, non è per quello. Io rischio molto di più del signor Tomaselli. E poi un cannone come quello è stato un macello stasera. Ah sì? Un macello come? Perché abbiamo abbattuto molta gente questa sera? Io mi auguro che questo non succeda a lei se lei decide di raddoppiare. Allora, signor Degoli, no. Di Carpi, ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Ci pensi? Decido di ritirarmi. Ah. In cabina. Ah, un momento! Ma lei vuol sempre scherzare, signor Degoli. Lei decide di ritirarmi, ha detto, come? Nella cabina. Nella cabina. Io devo fare i miei complimenti, perché lei veramente è in gamba. Dal primo giorno che è salito su questo palcoscenico, non solo lei è riuscito a tenerci tutti inchiodati, vero, alle nostre sedie per sentire le sue risposte, ma è anche molto spiritoso. Quindi io mi auguro che veramente riesca a superare anche questa prova, perché la prossima settimana, cioè fra 2 settimane, se lei supera questa prova, lei tenterà il colpo più grosso della nostra trasmissione, quello che supera i 5 milioni, e in quel caso lei potrà entrare nella nostra cabina di vetro in compagnia di un esperto. Quindi la domanda sarà più difficile, ma lei avrà accanto a sé un esperto la prossima volta. Naturalmente, data la sua misura, forse dovremmo fare una gabbia speciale più grande, ma provvederemo anche a questo. Allora, signorina Giovannini, per favore. Grazie. Siamo pronti allora, professor Degoli? Sì. Vuol dare un saluto a sua moglie prima di entrare in gabbia? Già, siccome forse sarà l'ultima volta che ci vediamo. Che ci vediamo su questo palcoscenico, vero? Dirò che sono stato molto contento di iniziare, vero, la trasmissione. Ringrazio tutti per la loro benevolenza. Sì, vabbè, ma un momento, lei non sa ancora, può darsi che lei risponda. Lei ci sta già dando un addio tragico. Vediamo. Allora, signor Degoli, siamo pronti? Sì. Lei ormai è un espertissimo, perché già la terza volta che entra nella nostra cabina di vetro si mette la cuffia. Mi sente bene? Sì. L'orologio è a posto o non si fida ancora dei nostri orologi? Preferisce controllare il suo? No, va bene. Ecco, guardi, per favore si avvicini di più, perché non lo sento molto bene. Ecco, va bene. Ecco, così lo sentiamo meglio, eh? Allora, signore e signori, per la domanda da 2.560.000 lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia, il professor Degoli di Carpi. Stiamo per leggere questa domanda importantissima per il professor Degoli. Mi sente, signor Degoli? Sì.
Allora, per favore, silenzio in sala. Questa è la domanda da 2.560.000 lire. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi usò mai il controfagotto? Se sì, dire in quale opera? Ripeto la domanda, signor Degoli. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi ha mai usato il controfagotto? Se la risposta è positiva, mi dica in quale opera. Signor Degoli, le diamo esattamente un minuto per rispondere e per vincere la cifra di 2.560.000 lire. Pronti? Via! Non lo so. È proprio sicuro, signor Degoli? O mi fa di nuovo lo scherzo come prima, che diceva che si ritirava in cabina? Il controfagotto, no, non lo so. Sono passati 15 secondi? Guardi, le voglio dare il minuto intero, in modo che lei possa considerare con attenzione. Posso buttare? Beh, non c'è nulla di male tentare, tentare non nuoce. Lei mi dovrebbe dire il nome di quest'opera. Allora? Verdi ha mai usato il controfagotto e, se sì, mi sa dire qual è il nome di quest'opera? Forza, signor Degoli, per 2.560.000 lire lei è ancora in tempo a darmi una risposta. Signor Degoli, forza, mancano 5 secondi. Falstaff. No, signor Degoli, è il Don Carlos, mi spiace. Sono spiacente, questo è il nostro gioco. Sì, capisco. Era molto difficile per me. Controfagotto. Il controfagotto. Purtroppo dovremmo dire, questo controfagotto forse diventerà un'ossessione nella sua vita, in quanto per colpa di un controfagotto non siamo riusciti a fargli vincere 2.560.000 lire. Beh, ad ogni modo, signor Degoli, io non le farò provare la 600, no, perché lei mi ha chiesto di non provarla. Tuttavia, questa sera lei non tornerà a casa in treno, ma tornerà a casa in automobile. Quindi qualche bella gita domenicale la potrà fare ugualmente a Carpi con la sua famiglia, e chissà che non possa portare anche i suoi allievi qualche volta a fare una bella gita. Mi spiace, signor Degoli, purtroppo lei ha tentato... Il gioco è il gioco. Il gioco è il gioco. Ad ogni modo, io credo che dobbiamo applaudire con grande calore a questo signor Degoli, al professor Degoli, che veramente... Signor Degoli ha tentato, e credo che, anche se non ha saputo dirci che il controfagotto, non ha saputo dirci in quale opera il controfagotto è stato usato per la prima volta, è ugualmente un esperto in fatto di opera e ce l'ha dimostrato durante le settimane passate. Allora può passare poi dietro e noi abbiamo una bella automobile pronta per lei, signor Degoli. Grazie e arrivederla, signor Degoli. Per partecipare a questo concorso basta semplicemente pagare l'abbonamento alla televisione per il 1956. Quindi mettetevi in regola con l'abbonamento del 1956 e a partire dal 7 gennaio concorrerete all'estrazione settimanale di un'automobile Alfa Romeo Giulietta. E allora, signore e signori, siamo giunti al momento che voi tutti certamente attendete con grande ansia. Soprattutto sappiamo che c'è grande ansietà in un paese, a Carpi, dove, avevamo letto sui giornali di oggi, addirittura gli impresari teatrali che questa sera dovevano presentare l'opera Madama Butterfly, che doveva andare in onda alle 9, l'avevano rimandata niente meno che alle 10, perché tanto sapevano che il teatro sarebbe rimasto vuoto. Ci dicono che in questo momento a Carpi sono tutti nei bar, nei ristoranti, e sono tutti in attesa di vedere il loro eroe, il professor Degoli. Dunque, professore, lei si presenta come al solito con la sua... si presenta con la sua ormai tradizionale calma, e io non so se sia il caso di chiederle ancora come vanno le cose laggiù a Carpi, perché... Questa domanda importantissima per il professor Degoli. Mi sente, signor Degoli? Sì. Allora, per favore, silenzio in sala. Questa è la domanda da 2.560.000 lire. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi usò mai il controfagotto? Se sì, dire in quale opera? Ripeto la domanda, signor Degoli. Nella partitura dei suoi melodrammi, Verdi ha mai usato il controfagotto?
Se la risposta è positiva, mi dica in quale opera. Signor Degoli, le diamo esattamente un minuto per rispondere e per vincere la cifra di 2.560.000 lire. Pronti? Via! Non lo so. È proprio sicuro, signor Degoli? O mi fa di nuovo lo scherzo come prima, che diceva che si ritirava in cabina? Il controfagotto, no, non lo so. Sono passati 15 secondi. Guardi, le voglio dare il minuto intero, in modo che lei possa considerare con attenzione. Posso buttare? Credo che tutti già hanno letto sui giornali quello che sta succedendo al professor Degoli. Gli hanno addirittura fotografato anche il gatto, ci ha detto la scorsa settimana. Sì, veramente, ho letto anch'io sui giornali che cosa dovevo fare, perché ho visto che sanno prima di me se devo raddoppiare o lasciare. E mi sono informato che, siccome il regolamento mi permette, sì, di ritirarmi. Sì. Allora, signor Degoli, lei questa sera che cosa vuol fare? Lei in questo momento, come sa, ha in tasca quella somma che ha vinto la scorsa settimana, e cioè 1.240.000 lire. Questa sera il signor Degoli dovrebbe tentare per la domanda da 2.560.000. Naturalmente, se lei sbaglia la risposta da 2.560.000 lire, ha diritto anche lei a una Fiat 600. Quell'altra ce l'ha già portata via il signor Tomaselli. Mi raccomando, però non voglio la scena, ero di salire sulla Fiat. Ah, sì. Vado via subito. Sì, perché forse lei ha paura di non riuscire a entrare, eh? No, non è per quello. Beh, sa, io rischio molto di più del signor Tomaselli. E poi un cannone come quello è stato un macello stasera. Ah, sì? Un macello come? Perché abbiamo abbattuto molta gente questa sera. Beh, io mi auguro che questo non... Siamo pronti allora, professor Degoli? Sì. Vuol dare un saluto a sua moglie prima di entrare in gabbia? Già, siccome forse sarà l'ultima volta che ci vediamo... Che ci vediamo su questo palcoscenico, vero? Dirò che sono stato molto contento di iniziare, vero, la trasmissione. Ringrazio tutti per la loro benevolenza. Sì, vabbè, ma un momento, lei non sa ancora, può darsi che lei risponda. Lei ci sta già dando un addio tragico. Vediamo. Allora, signor Degoli, siamo pronti? Sì. Chissà se cresce. Lei ormai è un espertissimo, perché già la terza volta che entra nella nostra cabina di vetro, si mette la cuffia, mi sente bene? Sì. L'orologio è a posto o non si fida ancora dei nostri orologi, preferisce controllare il suo? No, no, va bene. Ecco, guardi, per favore si avvicini di più perché non lo sento molto bene. Ecco, va bene. Ecco, così lo sentiamo meglio, eh? Allora, signore e signori, per la domanda da 2.560.000 lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia, il professor Degoli di Carpi. Stiamo per leggere... Succede a lei se lei decide di raddoppiare. Allora, signor Degoli di Carpi, ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Ci pensi? Decido di ritirarmi. Ah. In cabina. Ah, un momento! Ma lei può sempre scherzare, signor Degoli. Lei decide di ritirarmi, ha detto, come? Nella cabina. Nella cabina. Io devo fare i miei complimenti, perché lei veramente è in gamba. Dal primo giorno che è salito su questo palcoscenico, non solo lei è riuscito a tenerci tutti inchiodati, vero, alle nostre sedie per sentire le sue risposte, ma è anche molto spiritoso. Quindi io mi auguro che veramente riesca a superare anche questa prova, perché la prossima settimana, cioè fra 2 settimane, se lei supera questa prova, lei tenterà il colpo più grosso della nostra trasmissione, quello che supera i 5 milioni, e in quel caso lei potrà entrare nella nostra cabina di vetro in compagnia di un esperto. Quindi la domanda sarà più difficile, ma lei avrà accanto a sé un esperto la prossima volta. Naturalmente, data la sua misura, forse dovremo fare una gabbia speciale più grande, ma provvederemo anche a questo. Allora, signorina Giovannini, per favore.